è Crespi Haume, eccola qua, la Ona Carbonella, la leader di questa squadra, che la sta guidando molto bene a entrare per primo sul bordo vasca. E la compagna di squadra, stessa età, 22 anni anche lei. Sì, è un atleta che ha sulle spalle una grande responsabilità, 23 anni a dover dimostrare di essere tra le migliori al mondo in tutte le specialità, alla sua età due grandissime della Spagna. Intanto molto espressiva Fuentes, anche la Haume. Sì, sia la Fuentes che soprattutto la Menguala alla sua età non avevano ancora ottenuto i risultati che sta ottenendo lei in questo campionato del mondo. È un tango. Esercizio è lo stesso dell'anno scorso, loro hanno scelto di mantenere la routine perché già cambiare la doppista era impegnativo, ricostruire la routine da capo era ancora di più. E guardate questa prima parte di gambe, che bel gioco. Belle queste posizioni, queste pause, proprio a sottolineare la musica. Loro per costruire la routine avevano proprio invitato sul piano vasca, sul bordo vasca, dei ballerini di tango, il tentativo di riproporre gli stessi movimenti, la stessa intensità, lo stesso pathos in acqua. Ancora parte di gambe, in apnea molto lunga proprio al termine della prima vasca. Loro cercano di fare un po' la gara anche a rincorrere le cinesi. Sarà una battaglia difficile, ma è giusto provarci. Non è impossibile in effetti. È giusto provarci. 8 decimi di punto di differenza dopo le qualifiche, a favore ovviamente delle due gemelle Young. Coppia spagnola che ha un ottimo compromesso di tecnica e di espressione, quindi dal punto di vista della parte coreografica sono molto forti. Qualche sfumatura è quella, anche questa spinta non era bella, la chiusura, la conclusione. Invece questa sequenza, belli gli allunghi, cambi di intensità. Mentre fuori dall'acqua non si vede la differenza di altezza, che in effetti è minima. In acqua si nota abbastanza che Ona è un pochino più alta nelle posizioni di verticale, più solida nel controllo della posizione di verticale e nelle varie posizioni, è una tecnica più matura, più raffinata. Beh, può darsi che debbano ancora ritrovare certi automatismi, d'altronde lavorano insieme da un anno rispetto ai 3 anni con la quale la Carbonell invece ha collaborato con successo con la grande Andrea Fuentes. Concludono comunque bene, sarà difficile riuscire a battere le cinesi. A me sono piaciute più, però il finale, sono molto molto la molto belle, Fushiki, si vede sì, che era un'allenatrice che le ha seguite fino a 2 anni fa. L'anno scorso una pausa, era ritornata negli Stati Uniti, adesso è ritornata ad allenare la Spagna, ma sono tanti anni che vive qui e che segue la nazionale. Era la seconda di Anna Tarrés. Poi beh, vediamo se adesso sono riuscito ad anticipare il giudizio anche dei 14 giudici dei due pannelli giudicanti. Le ho valutate meglio di quanto avessero fatto in qualifica, avevano preso 94 e 270. Ma è una battaglia aperta, adesso vedremo un po' quale sarà il responso dei giudici. Non è una scelta facile, abbiamo detto, perché loro
mediano molto, sono molto complete perché hanno un'ottima tecnica e una bella presenza in acqua, una bella interpretazione, e quindi anche la costruzione coreografica di esercizio è veramente ben fatta. Intanto se la devono vedere, come dicevi tu prima, sulla non impossibile gara con Ten Ten e Wen Wen Yang, le due gemelle cinesi, che hanno migliorato la loro prestazione di 3 decimi rispetto alla qualifica. E la cosa più bella veramente è sentire il pubblico che le ha le supporta veramente in maniera incredibile. Anche ieri nel singolo è stata veramente un'emozione. Brave, Ona Carbonell sulla destra, la Margalida Haume, Crespi sulla sinistra, prendono 94, 9 e 90, un bellissimo incremento, sono oltre 7 decimi, brave. E devo dire si avvicinano tanto, vanno a 4 decimi loro che partivano da 8, hanno dimezzato lo svantaggio, una bella gara per quanto riguarda almeno l'argento, perché Kolesnichenko e Romashina sono praticamente imprendibili, il pubblico fischia, avrebbe voluto che prendessero una medaglia di un colore ancora più nobile, ma credo che possano dirsi soddisfatte perché la finale di Carbonell e Margalida Haume Crespi è stata davvero davvero molto bella. Sì, bella l'intensità dell'esercizio, veramente hanno anche coinvolto oltre gli spagnoli ma anche noi, veramente bella l'esecuzione, l'espressività. E intanto rispetto alle qualifiche, il cambiamento è che la Grecia sorpassa il Canada, il brave Linda e Costanza, cioè Cerruti e Ferro, che confermano la sesta posizione.